Vedo in collegamento con noi la presidentessa, chi è? Di Fratelli d'Italia, il partito che è stato definito il più maschilista che c'è, è stato definito così dalle colonne di Repubblica, e infatti, essendo il partito più maschilista, è anche l'unico che ha un presidente donna. Buongiorno Meloni. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, come va? Bene, siccome stavo raccontando che sono stato investito da uno shitstorm, nel momento in cui ho detto che per l'8 marzo, ma la cosa è venuta naturale, avevo ospite Giorgia Meloni, ma fascista a me, fascista che ospiti una fascista, una xenofoba, una Ti figuri razzista. lo shitstorm al quale vengo sottoposta io ogni giorno, se per questo, per cui guardi, ho Ah, ma imparato a non comunque. farci caso, nel senso che ho imparato che quelli che non vogliono farti parlare in realtà è perché hanno paura che le tue idee possano essere vagamente più convincenti delle loro, che è diciamo, una tendenza che mi pare abbastanza in crescita. Siccome io invece il problema è esporre le mie idee, a confrontarle con quelle degli altri. E poi sono i cittadini a giudicare quale sia più credibile, più seria, più posata, più profonda. Non ce l'ho. Io, diciamo, non sono invece solita redarguire alcuno per il fatto di invitare altri. Questa è una tendenza che hanno altri. Però, insomma, la ringrazio per aver in ogni caso invitato la presidente donna del partito più maschilista d'Italia, che già è un ossimoro, diciamo, fa abbastanza ridere, a parlare con lei l'8 marzo.